ringrazio per questo invito, per una chiacchierata per quanto riguarda la patogenesi e le manifestazioni cliniche dell'infezione da SARS-CoV-2. Prima di iniziare questa discussione, ritengo assolutamente fondamentale chiarire come in questa infezione da SARS-CoV-19 la produzione scientifica sia stata negli ultimi mesi assolutamente incontrollabile dal punto di vista del numero dei lavori che sono usciti in letteratura, dalla rapidità con i quali questi lavori sono stati poi accettati anche da riviste di grande impatto scientifico e come a posteriori alcuni di questi lavori in realtà abbiano mostrato dei bias metodologici importanti, al punto tale che la comunità scientifica si è chiesta quanta di questa produzione scientifica possa essere effettivamente considerata come una produzione di valore nell'ambito di questa malattia. Questa è una premessa importante, perché quello che vi racconterò potrebbe essere in un futuro anche molto breve modificato da nuovi lavori scientifici che potrebbero uscire. L'agenda di questa presentazione sostanzialmente vorrebbe toccare quattro punti importanti. Il primo di questi è il meccanismo con il quale il virus entra nell'organismo, nella cellula. Questo è importante per capire poi la patogenesi. Il secondo punto è relativo alla risposta immunologica dell'organismo, che come vedremo è l'elemento cruciale del danno d'organo. Il terzo punto sono le manifestazioni cliniche e il quarto punto, seppur per sommi capi, quelli che possono essere i target di trattamento a questa malattia che oggi noi possiamo utilizzare e che conosciamo. Il primo punto, il meccanismo con il quale il virus entra nella cellula. Allora, vedete alla sinistra di questa diapositiva, con lo sfondo giallo, una rappresentazione schematica del virus SARS-CoV-2 e vedete come sulla sua superficie siano ampiamente rappresentate queste glicoproteine spike che contraddistinguono proprio la forma, tra virgolette, a corona del virus. Queste proteine sono assolutamente importanti perché, come vedete nel diagramma con la lettera A in alto a destra sulla diapositiva, queste proteine, a seconda delle varie tipologie di beta coronavirus alle quali appartiene anche COVID-19, rappresentano il punto di attacco del virus alla cellula dell'ospite. Allora, tra i vari beta coronavirus, se noi ci soffermiamo su quello di cui parliamo oggi, cioè il SARS-CoV-19, che vedete rappresentato con l'immagine tridimensionale del suo receptor binding domain della proteina spike con la lettera C, appare evidente che questa proteina ha nella sua configurazione sterica la possibilità di legare il recettore dell'enzima secondo di conversione dell'angiotensina, che vedete qui rappresentato in verde. Ecco che allora, analogamente a quanto succede per altri beta coronavirus, la proteina spike di SARS-CoV-19 è in grado di legarsi al recettore secondo del convertitore dell'angiotensina. Dal punto di vista pratico, quello che succede quindi qual è? È che tutti i tessuti che esprimano, come vedremo, un'alta densità di recettori per l'enzima secondo di conversione dell'angiotensina sono potenzialmente attaccabili dal virus. Se il virus ha una trasmissione prevalentemente aerogena, appare evidente che il polmone sia il primo sito, le vie respiratorie di ingresso del virus. E guarda caso, il polmone e le vie respiratorie sono estremamente ricche di espressione dei recettori dell'enzima 2 di conversione dell'angiotensina. Ecco che allora, come vedete qui a sinistra, la proteina spike con il suo segmento S1-S2, giallo e verde, si lega al suo recettore, l'ACE2,
è una proteina coespressa sulla membrana cellulare, che è questa serine protease transmembrana di tipo secondo, che qui vedete rappresentata con l'acronimo TMPRSS2. È una proteina che consente, una volta che il virus è legato all'ACE2, di clivare la proteina spike e di consentire l'entry, vedete, del virus all'interno del citoplasma cellulare. Dicevamo prima che in realtà, se il virus ha bisogno di questo recettore per entrare nel nostro organismo, è interessante chiedersi se oltre al sistema respiratorio o al polmone ci sono altri organi ed apparati che sono in grado di esprimere il recettore ACE2. E nella diapositiva qui a sinistra, in rosso, vedete qual è la sede di espressione oltre all'apparato respiratorio del recettore ACE2 e vedete che questo è ampiamente espresso, per esempio, nel cervello. È espresso nel cuore, è espresso nei reni, nel fegato e nell'intestino. Esistono poi delle sedi di espressione dell'ACE2 anche a livello olfattorio e, guarda caso, le sedi di espressione dell'ACE2 sono ampiamente sovrapponibili a quelle di espressione di quella serine protease di cui parlavamo prima, che è necessaria per clivare la proteina spike del virus una volta legata al recettore ACE2. E vedete che l'espressione di questa serine proteasi è sostanzialmente la fotocopia dell'espressione dell'ACE2. Questo ovviamente rende ragione del fatto che il virus, una volta che è entrato nell'organismo, può localizzarsi in organi diversi dall'apparato respiratorio a fronte dell'espressione di recettori specifici che gli consentono di internalizzarsi nelle cellule. Questa è una premessa importante perché? Perché da questo noi possiamo capire cosa succede nel momento in cui il virus è entrato nella cellula e quello che succede in particolare alla risposta immunologica all'infezione e ai danni che la risposta immunologica può causare nei vari organi ed apparati. Se questa è la rappresentazione grafica del sistema della renina angiotensina aldosterone, vi faccio notare come in alto a sinistra noi partiamo dall'angiotensinogeno, l'enzima di conversione, l'ACE, converte l'angiotensinogeno in angiotensina prima e successivamente una parte di questo in angiotensina seconda, in angiotensina terza. Qui vedete qual è il ruolo di ACE2, cerchiato in rosso. ACE2 consente di degradare l'angiotensina prima e l'angiotensina seconda in due peptidi che sostanzialmente perdono alcune proprietà biologiche che sono proprie invece sia dell'angiotensina prima, ma soprattutto dell'angiotensina seconda. Il blocco del recettore ACE2 impedisce quindi la degradazione dell'angiotensina prima e angiotensina seconda in questi due peptidi 1,9 e 1,7 che hanno un'azione biologica completamente diversa e consente quindi un accumulo progressivo di angiotensina seconda. Vedete che l'angiotensina seconda, attraverso il suo legame col recettore AT1R, è in grado di esercitare una serie di azioni particolarmente importanti che noi vediamo nei pazienti con malattia Covid correlata, soprattutto severa, che sono legate alla, induzione di una vasocostrizione sistemica, di una, attivazione di sistemi antinatriuretici, il reclutamento di cellule infiammatorie, come vedremo più tardi, che è in grado di generare risposte infiammatorie severe e formazione anche di fibrosi. Ecco che allora il meccanismo che spiega un'attivazione abnorme del sistema immune non può non prescindere dalla presenza di un accumulo progressivo di angiotensina seconda legata al blocco dell'ACE2 indotto dal virus.
succede dal punto di vista pratico, su questa diapositiva c'è l'epitelio rappresentato delle vie respiratorie. Vedete che il virus si lega quindi con il suo recettore a livello cellulare. Questo legame consente di reclutare due popolazioni di cellule fondamentali, le cellule dendritiche e i macrofagi. Queste due popolazioni cellulari sono in grado di attivare sistemi immunologici, le cellule dendritiche attraverso le cellule natural killer linfocitarie, prevalentemente con un'iperincrezione di interleuchina 22, e i macrofagi attraverso sostanzialmente la increzione di interleuchina 15 e interleuchina 18, le quali a loro volta spostano attivandola la risposta immunitaria da TH a TH1, quindi una risposta immunitaria che è prevalentemente indotta dalla secrezione di interferon gamma, TNF-alfa, interleuchina 1 e interleuchina 2. Queste molecole ad elevatissima capacità pro-infiammatoria consentono poi di peggiorare il danno dell'epitelio respiratorio, ma anche il danno endoteliale, quindi a livello squisitamente vascolare. Questo è il motivo per cui il danno respiratorio dell'infezione è un danno sia di tipo epiteliale alveolare che interstiziale che vascolare. Se dovessimo raffigurare in maniera estremamente schematica, quindi la patogenesi completa di questa infezione, la potremmo schematizzare in questo modo: l'ingresso del virus, il passaggio del virus a livello del tratto respiratorio più profondo e anche della mucosa gastrointestinale. Abbiamo visto che i recettori ACE2 sono ampiamente espressi a questo livello. A questo punto abbiamo due possibilità: per ragioni di tipo immunologico proprie dell'ospite, per ragioni legate alla scarsa carica virale infettante, per ragioni che poi vedremo e che in parte ancora non conosciamo, una parte di pazienti sviluppa un'infezione con una scarsa presenza di sintomi o addirittura rimane asintomatica. Altri pazienti invece sviluppano il danno, e questo danno viene sviluppato attraverso, vedete a destra della diapositiva, l'azione dell'inibizione dell'ACE2, che abbiamo ampiamente commentato prima, quindi la disfunzione del sistema renina-angiotensina, lo sviluppo di questa tempesta citochinica che è sia responsabile del danno iniziale respiratorio polmonare fino a una acute respiratory distress syndrome, ma anche a un danno sistemico legato all'attivazione citochinica. L'altro elemento importante è quello di un danno immunologico legato alla risposta immunitaria anticorpo mediata. Paradossalmente ci sono dei pazienti che sviluppano una risposta immune nei confronti del virus molto precoce e molto energica di tipo anticorpale, la quale è in grado di per sé di aumentare la increzione di mediatori infiammatori nel tentativo ovviamente di eliminare molto rapidamente il virus, e questa attivazione immunologica può essere eccessivamente dannosa e quindi non creare poi l'effetto voluto, che è quello di una clearance molto precoce dell'infezione. Se abbiamo ben chiaro questi aspetti, potrà essere abbastanza semplice capire quali sono le manifestazioni cliniche dell'infezione. Innanzitutto, lo studio epidemiologico più solido, fatto con la metodologia più corretta, pur nelle difficoltà del momento, è stato quello condotto in Veneto, a Vo e Euganeo, comune, vedete, di poco più di 3.000 abitanti, che quindi in relazione alla popolazione molto ristretta e un territorio molto ben circoscrivibile,
è stato oggetto di una campagna di test molecolari per ricercare l'infezione da Covid-19. Il primo set di test nella popolazione è stato fatto quasi in tutta la popolazione, perché vedete che solo il 14%, quindi poco più di 400 pazienti su oltre 3.000, non è stato sottoposto al test. Il primo test è stato fatto tra il 21 e il 29 di febbraio del 2020 e vedete che il primo dato importante è che l'incidenza dell'infezione in quella data era del 2,6% della popolazione. Il secondo round di test è stato fatto il 7 di marzo del 2020 e vedete che i positivi totali erano 29, quindi l'1,2% della popolazione. Di questi, 21 su 29 erano conferme di pazienti positivi allo screening precedente e 8 erano nuove infezioni. Questo significa che se noi ipotizziamo dal 21 di febbraio al 7 di marzo, quindi circa 2 settimane, una parte cospicua dei pazienti positivi rimaneva positivo al test a distanza di tempo. Focalizziamoci ora su questa popolazione, quella che vedete cerchiata qui in rosso nella parte sinistra della diapositiva, cioè i positivi al test di VO euganeo, sia quelli della prima che della seconda tornata di test. Sulla vostra destra è rappresentata sono rappresentate le caratteristiche dei sintomi di questi pazienti positivi. Vedete che i pazienti potevano essere sintomatici al momento del test e per sintomatici si definivano coloro che avevano una ospedalizzazione, cioè che avevano richiesto un ricovero ospedaliero, che avevano febbre oppure che avevano tosse oppure avevano mal di gola, cefalea, diarrea, astenia. Quindi tutti i sintomi sostanzialmente molto simili a quelli di una sindrome influenzale. C'erano poi dei pazienti presintomatici, quindi con dei sintomi molto lievi, quasi assenti, e poi dei pazienti completamente asintomatici. Vedete in sostanza che la percentuale di pazienti asintomatici, sia nella prima tornata di test che nella seconda, e di circa il 40-45%. Questo è un dato assolutamente importante perché ci dice che circa un paziente su due che contrae l'infezione in realtà non sviluppa sintomi clinicamente documentabili. Ecco che allora quali sono le caratteristiche dei sintomi di questi pazienti e le caratteristiche di laboratorio che ci possono far pensare alla presenza di una infezione da Covid-19. I sintomi respiratori sono sicuramente i più frequenti e in particolare la tosse e la difficoltà respiratoria. Meno comuni, ancorché presenti, sono la rinorrea e il mal di gola. Meno comuni, ancorché presenti, sintomi gastroenterici, la nausea, l'ipogeusia, l'iposmia. Quindi attenzione anche nei confronti di una sintomatologia gastrointestinale isolata o con una scarsa sintomatologia respiratoria. Questa può essere sufficiente per avere un sospetto di sindrome da infezione da Covid. Altri sintomi estremamente comuni sono la febbre, i dolori muscolari e meno comuni la cefalea e la confusione e il disorientamento del sensorio. Quello che è estremamente importante è nei test di laboratorio, perché è molto molto tipico che questi pazienti abbiano una riduzione dei leucociti e in particolar modo una riduzione sensibile dei linfociti, delle piastrine, associata a un incremento
di uno degli indici di Flogosi più comunemente misurati, che è la proteina C-reattiva. Se ci soffermiamo quindi sulla manifestazione più tipica della malattia, che è la manifestazione respiratoria, andiamo a vedere quali sono le percentuali di distribuzione della severità della malattia nei pazienti con infezione da Covid-19. Questa torta, vedete, spacca in 4 gradi di severità la malattia respiratoria. I numeri che vedete rappresentano le percentuali di ciascuna di queste fette della torta e appare evidente che nella parte giallo-ocra l'80% dei pazienti infettati dal virus ha una polmonite molto modesta o addirittura non presenta segni di polmonite. Il 14% dei pazienti ha una malattia severa polmonare. E per malattia severa qui si intende la presenza di dispnea a riposo o da piccoli sforzi, oppure un coinvolgimento radiologico visualizzato in TAC di almeno il 50% del volume polmonare a 24-48 ore dall'iniziale osservazione. Una quota piuttosto ulteriormente minore, il 4% dei casi, ha una malattia cosiddetta critica, quindi pazienti che richiedono una ospedalizzazione per una insufficienza respiratoria grave, che richiedono quindi un supporto meccanico alla ventilazione, che presentano dei segni di shock o di multi-organ failure. In questa survey, il 2% della popolazione infettata da Covid ha presentato una mortalità, quindi relativamente piccola. Questi sono degli esempi, per esempio, che riguardano le alterazioni polmonari visibili in TAC ad alta risoluzione. Se noi partiamo dal pattern in alto a sinistra, configurato con la lettera A, vediamo che ci sono solo alla base, posteriormente, alcuni elementi di iniziale alterazione parenchimale di tipo ground glass, che sono le tipiche manifestazioni delle polmonite interstiziali. Progressivamente, dalla lettera B fino alla lettera F, vedete un progressivo aumento del coinvolgimento del parenchima polmonare, ma quello che è importante è che queste alterazioni sconfinano a ridosso del foglietto pleurico e nella fase più avanzata, qui nella lettera F, hanno l'aspetto di vere e proprie cavitazioni polmonari che rappresentano le alterazioni radiologiche più gravi e in genere associate a un exitus dei pazienti. Cosa succede se noi ricoveriamo i pazienti e li osserviamo durante il ricovero? Questa è l'esperienza cinese pubblicata su Lancet, 41 pazienti. Vedete che i pazienti sono stati ricoverati, coloro i quali presentavano una malattia importante, dopo circa 7 giorni di media dall'iniziale osservazione. Vedete che dopo già un giorno, quindi all'ottavo giorno, una quota importante di pazienti, circa il 51%, quindi 21 su 41, presentava sintomi di dispnea. Rapidamente, dopo un altro giorno solo, quindi al nono giorno, il 27% dei pazienti presentava una sindrome da acute distress respiratory syndrome. E infine, dopo ulteriori 5 giorni, il 39% dei pazienti doveva essere ammesso a un reparto di terapia intensiva per un supporto ventilatorio meccanico. Questo grafico, quindi, dà l'idea di come la malattia possa avere un decorso rapidissimo dall'ammissione in ospedale,
sostanzialmente all'aggravamento dei sintomi al punto tale da richiedere un ricovero o un trasferimento in terapia intensiva. Questo periodo di tempo, vedete, da 7 a 10,5 giorni è veramente molto breve. In 3 giorni e mezzo il paziente può completamente cambiare il suo status clinico. Se guardiamo gli istogrammi che sono qui rappresentati in basso a destra della diapositiva, guardiamo cosa può essere importante nel predire un'evoluzione più severa della malattia rispetto a un'evoluzione più benigna nei pazienti ospedalizzati. E questo lo misuriamo sostanzialmente nel vedere qual è la percentuale di pazienti ospedalizzati che rimane in un reparto standard, tra virgolette, rispetto a quella che deve invece essere trasferita in un reparto di terapia intensiva. I primi sono rappresentati dalle barre azzurre, i secondi dalle barre rosa. Nell'asse delle ascisse di questo diagramma vengono rappresentate delle fasce di età. Appare evidente che se noi guardiamo la fascia di età tra i 18 e i 24 anni, vediamo che la percentuale di pazienti ospedalizzati è molto piccola e sostanzialmente tutti rimangono in un reparto di degenza ordinaria. Quindi la progressione della malattia in questa fascia di età sembra essere estremamente poco probabile. Se noi ci spostiamo di poco, quindi dai 25 ai 49 anni, vediamo che la maggior parte dei pazienti rimane ricoverata in un reparto ordinario, una quota non trascurabile, però circa un terzo deve muovere verso un reparto di terapia intensiva. Questa proporzione è abbastanza mantenuta fino a un'età di 64 anni, oltre la quale invece vedete che la possibilità che il paziente vada in un reparto di terapia intensiva è il 50% dopo la sua ammissione in ospedale. Quindi appare evidente che l'età di per sé è un fattore molto importante nel predire una progressione più severa della malattia. Accanto all'età ci sono degli altri parametri di laboratorio che sono stati ampiamente studiati per cercare di identificare una sottopopolazione nella quale l'evoluzione della malattia sia molto più severa. E qui li vedete elencati, non sono altro che parametri sostanzialmente infiammatori o di attivazione del sistema immunologico. Il didimero, vedete per valori molto elevati, superiore a 1000, la proteina C-reattiva, la lattico-deidrogenasi, la troponina, uno si può chiedere il perché è spiegato dalla presenza dell'ACE2 nel tessuto miocardico e quindi la possibilità che il virus dia un danno diretto al muscolo cardiaco, che si esprime quindi con un incremento della troponina non necessariamente legato a una patologia ischemica del miocardio, la ferritina, che è una proteina di fase acuta per eccellenza, il CPK. E vedete che, come dicevamo prima, un fattore estremamente importante nella valutazione è la presenza di una linfocitopenia progressivamente più severa nei pazienti con malattie più gravi. Questo è quello che è stato osservato nella corte di Wuhan, quindi pazienti cinesi che sono stati oggetto delle prime osservazioni. E vedete come anche qui si confermi la linfocitopenia molto più bassa nei pazienti che sono ammessi al reparto di terapia intensiva, la colonna di mezzo, rispetto a coloro i quali invece rimangono in un reparto di degenza tradizionale, la colonna di destra. Se poi scendiamo e focalizziamo la nostra attenzione sui parametri che sono stati sottolineati con delle linee rosse, vediamo che anche il tempo di protrombina è maggiormente allungato nei pazienti che vanno in terapia intensiva, a testimoniare di come il danno endoteliale, quindi l'attivazione del sistema coagulativo, sia importante in questi pazienti.
peraltro espressa anche dall'aumento cospicuo e significativamente maggiore del didimero, uno stato infiammatorio severo che riduce la sintesi epatica di albumina, portando il paziente in uno stato di estremo catabolismo. Sul riquadro più a destra, elevati livelli di lattico-deidrogenasi e di procalcitonina, come appare evidente negli stati estremamente infiammatori. Il dato, secondo me, estremamente importante di questo lavoro di Lancet è questo, che voi vedete adesso evidenziato con la linea blu, che non c'era nessuna differenza tra coloro i quali andavano in terapia intensiva e coloro i quali rimanevano in un reparto normale, per quanto riguarda l'entità del coinvolgimento polmonare bilaterale visibile in TAC. Questo per un clinico è un elemento fondamentale perché riporta la gestione del paziente a una valutazione clinica complessiva e non solamente a una valutazione, per quanto accurata, radiologica del danno polmonare. Quindi attenzione a fare delle prognosi sulla base di reperti morfologici visibili in TAC del polmone senza fare una valutazione clinica del paziente. Questo studio è estremamente importante proprio per dimostrare questo aspetto. Abbiamo parlato a lungo delle manifestazioni extraepatiche, scusate, extrapolmonari del Covid. Qui vedete un summary molto stringato, ovviamente, di quali sono gli organi colpiti oltre al sistema respiratorio. Accanto a ciascun organo vedete come sia rappresentata la percentuale di pazienti che presenta un disturbo funzionale di questi organi. Vi faccio notare come la forchetta delle percentuali sia estremamente ampia. Questo perché purtroppo in tutti gli studi c'è un difetto di valutazione precisa del funzionamento dei vari organi ed apparati, soprattutto nei pazienti più gravi. Questo fa sì che le percentuali di coinvolgimento degli organi extrapolmonari sia estremamente variabile in letteratura. Se voi andate in basso e vedete per ciascun organo o apparato, per esempio prendiamo il primo che è l'apparato cardiaco, vedete che i tipi di danno sono anch'essi estremamente variabili. Andiamo per esempio dall'insulto cardiaco acuto allo scompenso cardiaco, alle aritmie, alle miocarditi acute e così via. Perché questa enorme eterogeneità? In parte legata alla variabilità biologica del manifestarsi clinico di una malattia. Ogni individuo è diverso da un altro, ma in parte alla difficile valutazione di una malattia nella quale molti farmaci spesso sono inseriti in terapia per questi pazienti, molte comorbidità possono interferire con il funzionamento degli organi e questo rende estremamente difficile una valutazione puntuale del coinvolgimento degli altri organi fuori dal polmone e rende ragione di queste percentuali estremamente variabili. Una cosa che ritengo assolutamente fondamentale citare è che nella variabilità delle manifestazioni cliniche di SARS-CoV-2, oltre a quelle tipiche di qualunque malattia infettiva, quindi la carica di esposizione infettante, la durata dell'esposizione, il sistema immune, le comorbidità del paziente e così via, esistono delle ragioni biologiche estremamente importanti e sono la variazione genetica sostenuta da polimorfismi genici dei due recettori per il virus, in particolare per ACE2, che vedete rappresentato in alto a sinistra della diapositiva. Vedete che la variabilità genetica, quindi
proteine ACE2 diverse nella loro struttura, che possono quindi avere diverse affinità o maggiori o minori rispetto alla proteina spike del virus, e quindi rendere il legame virus-recettore più o meno efficace, esistano ed esistano man mano che noi aumentiamo la popolazione che studiamo. Vedete che quindi la probabilità di trovare dei polimorfismi genetici dell'ACE2 aumenta in maniera quasi esponenziale all'aumento della popolazione che noi studiamo. E la cosa estremamente interessante è che questa differenza è estremamente più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Questo potrebbe essere quindi uno dei meccanismi biologici che spiega un'osservazione clinico-epidemiologica che le donne sembrano avere una malattia generalmente meno severa rispetto a quella degli uomini. La stessa cosa vale per la serine proteasi, TMPRSS2, che vedete rappresentata in basso a sinistra. Anche qui la variazione delle strutture genetiche della proteina è estremamente ampia e si mantiene tale man mano che noi aumentiamo la popolazione che studiamo. A destra sono rappresentate le caratteristiche genetiche di queste mutazioni. Non entriamo nel dettaglio, però sostanzialmente sono mutazioni che sono in grado di alterare in maniera importante la struttura della proteina finale. Abbiamo accennato quindi all'età, abbiamo accennato alle variazioni genetiche. Ma un altro elemento importante che classifica un paziente affetto da Covid-19 come un paziente a maggior rischio di sviluppare una malattia severa sono la presenza di comorbidità, di cui di fatto l'età è un surrogato, cioè man mano che l'età avanza, maggiore è la probabilità di avere comorbidità. Qui vedete a sinistra l'elenco delle comorbidità che sono state stabilite essere associate in maniera sicura con la severità della malattia Covid-19, che sono in pratica o malattie come il cancro che riduce la competenza immunologica, o malattie di organi ed apparati all'interno dei quali è presente il recettore ACE2 e quindi è un terreno dove il virus può arrivare. Ci sono poi delle altre comorbidità che sono ritenute dei possibili fattori di rischio, ma questi sicuramente hanno un ruolo minoritario. Finiamo col concetto dei target di trattamento. Allora, questa è una diapositiva cruciale per capire cosa noi possiamo fare per trattare il Covid. Perché? Perché in questa diapositiva noi vediamo rappresentate tre fasi temporali che si susseguono senza soluzione di continuità durante l'infezione. La prima, in basso a sinistra nell'asse delle ascisse, è la fase viremica. La parte intermedia è la fase acuta, quella della polmonite, per intenderci. La terza fase, a chi ci arriva, dopo circa, vedete, 2 o 3 settimane dall'inizio, è la fase severa, la quale può richiedere l'intervento di respirazione meccanica e comportare l'exitus del paziente. Perché tre fasi? Perché in ciascuna di queste fasi succede qualcosa di particolare. La prima fase è quella viremica. Vedete la linea continua rossa, rappresenta la replicazione del virus. E vedete che in questa prima fase noi abbiamo un'esponenziale crescita della replicazione virale. A questo si accompagna i pallini rossi a una decrescita progressiva dei linfociti nel sangue, la linfopenia di cui parlavamo prima. E se andiamo a valutare i triangoli viola, questi aumentano e rappresentano un marcatore di danno endoteliale come il didimero. La stessa cosa dei linfociti T succede per i linfociti B che sono rappresentati in verde, quindi anch'essi cominciano rapidamente a decrescere.
Nella fase successiva, quella della polmonite florida, vedete che i pallini blu hanno una crescita esponenziale, rappresentano i fattori infiammatori di cui parlavamo prima. I linfociti T e B continuano a scendere inesorabilmente, continua a salire il didimero e la replicazione virale, vedete, rimane a uno steady state. In altre parole, questa seconda fase non è più dominata dalla replica virale, ma è dominata dalla risposta infiammatoria. Qualora questa risposta continui ad aumentare e non accenni quindi a una diminuzione, noi arriviamo alla fase severa dove vedete didimero e fattori dell'infiammazione sono preponderanti. Se abbiamo compreso questo, possiamo identificare dei target di terapia a seconda della fase della malattia e questo è assolutamente cruciale. Cominciamo dalla prima fase, la fase viremica. Quindi nella fase nella quale noi abbiamo pochi sintomi ma tanto virus, potremmo ipotizzare di usare agenti che bloccano l'entrata del virus o agenti che blocchino la replicazione del virus. Quali sono i problemi in questo approccio? Che più del 50% dei pazienti sono asintomatici, quindi io la fase della replicazione virale non riesco a coglierla, a meno che non utilizzi un test molecolare in tutti i pazienti. Ma anche se io riesco a catturare i pazienti con viremia, non ho delle caratteristiche cliniche o demografiche basali che mi facciano identificare a priori quello che sarà il paziente che svilupperà una malattia severa. L'altro elemento importante è se io però volessi impedire al virus che circola di arrivare alla cellula. Potrei pensare all'utilizzo degli ACE inibitori, per esempio, considerando il recettore del virus. Oppure potrei riservare l'utilizzo degli antivirali solamente in pazienti con comorbidità al baseline o che presentino sintomi clinici, cioè quelli che più probabilmente potrebbero fare una malattia clinicamente rilevante. L'altro problema è che io devo utilizzare antivirali non di nuova sintesi, che ovviamente non ho, ma devo cercare di adattare antivirali che sono stati studiati e sintetizzati per altre malattie, sperando che funzionino ovviamente nel Covid. Allora, cominciamo il ragionamento sugli ACE inibitori oppure sui sartani, molecole che quindi vengono utilizzate da una parte della popolazione per trattare l'ipertensione o lo scompenso cardiaco, che teoricamente, se è vero il ragionamento del legame del virus con il recettore, potrebbero modificare l'affinità di legame del virus e quindi modificare la storia naturale della malattia Covid. Questo studio apparso su New England, vedete, ha reclutato una quota di pazienti positivi al test per il SARS-CoV-19 estremamente alta, vedete oltre 5.000 pazienti, e di questi, quelli cerchiati in rosso, circa il 17% avevano una malattia severa, quindi 1.000 pazienti, grosse casistiche. E all'interno dei pazienti positivi all'infezione ha selezionato una quota che, alla luce della presenza di un'ipertensione arteriosa, faceva uso di sartani o di ACE inibitori. La prima cosa interessante è che la percentuale di positivi tra tutta la popolazione e quella che aveva l'ipertensione, quindi potenzialmente trattata con farmaci che inibiscono il sistema renina-angiotensina, non era differente. La stessa cosa vale per quanto riguarda la percentuale di malattie severe tra coloro che non facevano uso, che non avevano ipertensione, scusate, e coloro i quali invece ce l'avevano. Andando nel dettaglio, il primo pannello in alto vi fa vedere qual è la differenza in termini di positività al Covid in pazienti che sono stati trattati con farmaci per l'ipertensione, la colonna più a sinistra, e
e coloro i quali invece non sono stati trattati con farmaci per l'ipertensione. Nella colonna più a sinistra, con le tre frecce rosse, ci sono tre categorie di farmaci: gli ACE inibitori, i sertani o la combinazione di uno dei due. E vedete che la probabilità di essere infettati dal Covid non cambiava in maniera significativa tra chi prendeva questi farmaci e chi non li prendeva. Questo ci dice quindi che utilizzare a scopo, tra virgolette, profilattico un ACE inibitore o un sertano non sembra avere una base scientifica di efficacia. Nel pannello più in basso guardiamo invece il secondo endpoint, che era quello della severità della malattia. Se è vero che la probabilità di averla non cambia, vediamo se almeno la probabilità di avere una malattia severa cambia tra chi faceva gli inibitori sertani o la combinazione di uno dei due rispetto a chi invece non lo faceva. E anche in questo caso vedete che non c'è nessuna differenza. Quindi l'uso di sertani e ACE inibitori non è in grado di modificare la probabilità di sviluppare una malattia severa. L'altro elemento interessante di cui si è molto parlato è l'utilizzo della clorochina o della idrossiclorochina nelle fasi molto iniziali, quasi preemptive della malattia, basandosi su un concetto che l'idrossiclorochina o la clorochina, che nella parte sinistra della diapositiva vedete rappresentate con i pallini verdi, sia in grado di legarsi a degli ioni idrogeno all'interno del citoplasma cellulare, derivanti dal metabolismo dell'ATP, di aumentare quindi il pH intracellulare, favorendo a destra della vostra diapositiva una reazione in grado di inibire una risposta infiammatoria attraverso un pathway molto importante che è il Toll-like receptor 7, il quale attiverebbe a sua volta una cascata di tipo infiammatorio passante per le cellule NF-kB e il sistema TH1, quindi interferone e interleuchina 6 mediato. Molto interessante sulla base speculativa, lo studio randomizzato, pubblicato sempre sul New England, sull'utilizzo di idrossiclorochina versus placebo come profilassi post-esposizione al Covid, aveva come criteri di inclusione pazienti adulti, un'esposizione confermata a una persona sicuramente positiva al Covid. E per esposizione questo studio prevedeva che il soggetto avesse avuto un contatto per più di 10 minuti con la persona affetta da Covid a una distanza di circa 6 piedi, quindi inferiore a 1,8 metri più o meno, mentre sia indossava una maschera o uno schermo protettivo per gli occhi, e quindi considerato comunque a moderato rischio di contrarre l'infezione, sia che non avesse né la maschera né il plexiglass protettivo per gli occhi e quindi considerato ad alto rischio. Tutti questi pazienti non potevano essere ospitalizzati, ovviamente, perché l'obiettivo era una profilassi post-esposizione, quindi prima di qualunque sintomo. E la randomizzazione è stata fatta, vedete, entro 3 giorni dall'esposizione al Covid. 414 pazienti sono stati trattati con idrossiclorochina 800 mg una volta, poi 600 mg 6-8 ore dopo la somministrazione degli 800 mg, quindi 600 mg al giorno per 4 giorni, per un totale di 5 giorni. Quindi una profilassi basata su 19 compresse di clorochina somministrata in un tempo breve di 5 giorni. 407 pazienti hanno ricevuto il placebo. Questi sono i risultati. Soffermatevi sulla parte cerchiata in rosso. Vedete che non c'era nessuna differenza tra i pazienti trattati con idrossiclorochina e quelli trattati con placebo per lo sviluppo di nuovi sintomi, per lo sviluppo di una malattia che richiedeva l'ospedalizzazione,
oppure per la morte legata alla malattia. Altro elemento importante è che nei pazienti nei quali comparivano dei sintomi, vedete che il timing, il momento nel quale questi sintomi comparivano, non differiva in termini di velocità di comparsa misurata in giorni tra coloro i quali erano trattati con idrossiclorochina e coloro i quali erano trattati con ancora nell'uso della clorochina. Andiamo quindi all'antivirale Remdesivir, un antivirale studiato per altri virus, in particolare anche per l'Ebola, del quale è stata valutata l'efficacia in un regime di trattamento di 5-10 giorni, però in pazienti con severa malattia Covid correlata. Quindi ci spostiamo da quel target che noi avevamo identificato come potenziale momento più corretto per utilizzare l'antivirale, cioè quando il virus replica molto e i sintomi non sono ancora importanti. Criteri di inclusione, li vedete, questi pazienti che ricevevano Remdesivir dovevano avere anche evidenza radiografica di malattia. Dovevano vedere sintomi con una saturazione di ossigeno in area ambiente inferiore o uguale al 94% o ricevere supplementi di ossigeno. I pazienti più gravi, quindi con intubati o con multi organ failure, erano esclusi, così come coloro che avevano un'insufficienza renale, peraltro relativamente modesta, una clearance inferiore a 15. La randomizzazione è stata fatta 1-1, quindi Remdesivir 200 mg al giorno 1 e 100 mg nei successivi o 5 o 10 giorni, rispettivamente su 200 e 197 pazienti. Questi sono i risultati dello studio. Vedete il gruppo trattato per 5 giorni, il gruppo trattato per 10 giorni. Nessuna differenza in termini di morti. Mentre c'era paradossalmente un incremento di coloro i quali dovevano ricevere una ventilazione meccanica supplementare, quindi intubazione o ECMO, in coloro i quali erano trattati per 10 giorni anziché 5 giorni. Nessuna differenza invece per la mancata ospedalizzazione. E anche per i pazienti che miglioravano per il timing di miglioramento. Quindi questo studio dimostrerebbe come non ci sia vantaggio in questa tipologia di paziente nell'utilizzare Remdesivir per 10 giorni rispetto a 5 giorni. Perché questo studio? Perché Remdesivir è un farmaco somministrabile per via endovenosa, le cui scorte non sono infinite e quindi la possibilità di avere un trattamento più breve ha la logica naturalmente di risparmiare farmaco per trattare più pazienti. Il grosso caveat di questo studio è che non c'è un gruppo di placebo, per cui noi non sappiamo se l'efficacia di Remdesivir sia superiore al placebo e questo è un caveat estremamente importante. Arriviamo sulla seconda fase, quindi dove prevale l'infiammazione, quindi agenti che blocchino la cascata infiammatoria, agenti che prevengono o trattino le complicazioni sistemiche. Il più vecchio degli antinfiammatori, ciascuno di noi lo conosce, il cortisone, in questo caso desametazone, è stato studiato in pazienti ospedalizzati per Covid-19. Vedete, includendo anche pazienti con incinte o che allattavano, e i criteri di esclusione erano sostanzialmente quelli molto larghi che venivano lasciati al medico che aveva in cura i pazienti, che avesse ritenuto che ci fosse un rischio aggiuntivo clinico nell'inserire questi pazienti in un trial. I pazienti sono stati randomizzati 2-1, standard of care, oltre 4.000 pazienti, verso standard of care più cortisone o intravenoso oppure orale, 6 mg al giorno, 2.000 pazienti per 10 giorni. Outcome clinico molto secco, tutte le cause di mortalità entro 28 giorni dalla randomizzazione. Questi sono i risultati dello studio. In alto a destra, pannello A,
Vedete che i pazienti trattati con cortisone, linea rossa, avevano una mortalità significativamente inferiore a quelli trattati con lo standard of care, quindi linea di colore blu. Questa differenza appariva estremamente importante nei pazienti che erano ventilati in maniera meccanica. Vedete che il rischio di mortalità diminuiva estremamente nei pazienti trattati con desametasone. La cosa importante è che vedete che le due curve, blu e rossa, si cominciano a separare prima dei 7 giorni, quindi il miglioramento clinico di questi pazienti in trattamento con steroidi appare essere anche piuttosto precoce nel manifestarsi. La stessa cosa succedeva, ancorché con minore impatto, nei pazienti che avevano la necessità di supplemento di ossigeno non invasivo, mentre non c'era nessuna differenza per quanto riguarda pazienti che avevano una malattia relativamente poco severa che gli consentiva di respirare in aria ambiente. Quindi nei pazienti più gravi il desametasone sembra essere importante nel ridurre la mortalità. Altra molecola di cui abbiamo sentito molto parlare è tocilizumab, un inibitore della secrezione dell'interleuchina 6. Pazienti con Covid-19 con una severa risposta infiammatoria sono stati osservati, non randomizzati, a un non trattamento con tocilizumab. 375, tocilizumab 88, corticosteroidi a intermedie o alte dosi, corticosteroidi utilizzati in bolo o terapie di combinazione. Vedete che i criteri per includere questi pazienti erano presenza di febbre superiore a 38 e la necessità di avere un supporto di ossigeno per avere una saturazione maggiore del 92%. Avevano dei criteri laboratoristici di una severa infiammazione, altissima ferritina, altissimo D-dimero e alta interleuchina 6. L'endpoint dello studio era l'intubazione o la morte per un follow-up mediano di 21 giorni. Questi sono i risultati dello studio. Vedete che il tocilizumab si è dimostrato migliore del no trattamento nell'outcome primario dello studio, quindi la morte o l'intubazione entro 21 giorni, e sostanzialmente nel migliorare quello che era la progressione della malattia in questa scala fatta al giorno 21, che quindi prevedeva, come vedete qui in basso a sinistra, dei punteggi attribuiti in maniera crescente alla severità della malattia. Uno al paziente non ospedalizzato, due all'ospedalizzato senza supplementazione di ossigeno, tre all'ospedalizzato con supplementazione di ossigeno. Quindi, se noi ci fermiamo ad una scala che arrivi fino al massimo a 3, i pazienti che hanno avuto questo outcome sono maggiormente rappresentati nel gruppo trattato con tocilizumab rispetto al no treatment. Il concetto invece è che la superiorità di tocilizumab rispetto a steroidi utilizzati ad alte dosi o per via endovenosa o in combinazione con tocilizumab o altri farmaci in questo studio non appare significativamente diverso. Il potenziale ruolo degli anticoagulanti, questa è una complicanza classica di tipo ischemico in un paziente affetto da Covid-19 severo, vedete una necrosi distale delle dita del piede, quindi il concetto se l'anticoagulazione possa in un qualche modo migliorare il quadro clinico del Covid. Se noi ci soffermiamo sul cartone a sinistra sull'utilizzo delle parine a basso peso molecolare, vedete rappresentate a destra del cartoon con queste tipo delle ondine rosse, vediamo che l'eparina a basso peso molecolare, al di là del suo effetto anticoagulante ampiamente noto, è in grado di legarsi con un proteoglicano che è l'eparan solfato, il quale dal legame con l'eparina a basso peso molecolare è in grado di inibire alcune risposte infiammatorie mediate sia dalle cellule B
sia dai macrofagi che dalle cellule T e dei monociti, ciascuno dei quali ha come pathway principale quella dell'interleuchina 6. Ecco che quindi l'eparina, in questo caso, al di là della sua funzione antitrombotica, potrebbe avere un'azione antinfiammatoria proprio su quel pathway interleuchina 6 immediato che è particolarmente attivato nei pazienti con Covid severo. Questa è l'esperienza bolognese, uno studio non randomizzato, nei quali i pazienti dializzati per infezione Covid sono stati retrospettivamente valutati in base alla loro schedula di trattamento con eparina. A sinistra in basso vedete pazienti che hanno ricevuto l'eparina a scopo esclusivamente profilattico. Nella parte a destra invece pazienti che hanno ricevuto l'eparina sempre a basso peso molecolare a dosaggio scoagulante. I risultati sono rappresentati nei due box in basso, quindi 75 pazienti sono deceduti tra coloro i quali facevano l'eparina profilattica su 361, mentre solamente 4 su 89 sono deceduti se facevano l'eparina a dosaggio scoagulante. Questo studio naturalmente ha come bias la mancata randomizzazione e andando a guardare nei dati dello studio si va a vedere come i pazienti trattati in maniera scoagulante con l'eparina erano anche quelli che avevano ricevuto più frequentemente tocilizumab e clorochina come terapia di associazione. Gli autori fanno un'analisi multivariata correggendo per questi potenziali bias, tuttavia i numeri sono piuttosto piccoli e non consentono una solidità statistica del dato per dire con certezza che l'eparina scoagulante possa essere efficace in questi pazienti. Questo cartoon riassume un po' quello che abbiamo detto, quali sono le tappe, quindi, nelle quali noi possiamo ipotizzare una terapia per il Covid-19, una terapia, nel punto 2, quindi la fusione del virus con recettore, una terapia al punto 3, la sua endocitosi, queste due terapie, finora hanno fallito. Una terapia al punto 1, quindi l'attivazione del sistema immune preemptive, non ancora provata. Gli antivirali, che sono in grado di inibire, vedete, punto 4, 5 e 6 tappe replicative del virus, abbiamo Remdesivir in questo momento con dei dati ancora contrastanti. Non abbiamo moltissimo ancora sui punti 8 e 9, quindi sui meccanismi di packaging dell'assembly del virus o della sua esocitosi extracellulare. Certamente la ricerca non si ferma qui perché vedete che se noi prendiamo tutte le molecole a sinistra che sono in studio, che possono essere agenti diretti contro il virus e molecole a destra che sono molecole dirette diciamo per modificare la risposta dell'ospite, queste sono ancora numerose. Per concludere, quindi, l'infezione da SARS-CoV-2, quando clinicamente rilevante, deve essere considerata una malattia sistemica, questo è assolutamente importante. Le strategie correnti per trattare la malattia non possono che essere basate sul riproporre molecole, farmaci, combinazioni che noi abbiamo utilizzato in precedenza per altre indicazioni e testare la loro efficacia. E queste possono essere divise in due categorie, quelle che agiscono direttamente sulla replicazione virale e quelle che agiscono sulla modulazione della risposta infiammatoria dell'ospite. Nonostante il vaccino e gli anticorpi specifici o derivati da plasma o ipoteticamente monoclonali nei confronti del virus possano effettivamente essere una chiave per trattare la malattia, questa sembra essere ancora abbastanza distante e sicuramente ancora non in grado di aver provato una sicura sicurezza, oltre che naturalmente efficacia.